Ciao a tutti, sono Paolo Alessandrini, l'autore di Matematica Rock, storie di musica e numeri dai Beatles ai Led Zeppelin. Libro uscito l'anno scorso per Repli. In questo libro io ho voluto raccontare molte storie ambientate nel mondo della musica rock che a sorpresa aprono la strada verso territori matematici di varia natura. E ho raccontato anche di come molti argomenti matematici offrono assist di ritorno verso questioni e storie rock. Per esempio, parlando di ricorsione e autoreferenzialità, che sono argomenti della matematica, della logica, a un certo punto io accompagno il lettore verso una serie di inaspettati approdi di carattere musicale. Vi voglio leggere un frammento, alcuni frammenti. Non stupisce che anche il genere musicale anticonvenzionale per eccellenza abbia usato in alcuni casi l'autoreferenza per smantellare la quarta parete. Lo schema più frequente è quello in cui una canzone parla di se stessa. Questo accade nella celebre Your Song di Elton John o in This Is Not a Love Song della band post-punk dei Public Image Ltd. L'altra operazione autoreferenziale proibita si verifica quando il testo della canzone cita il nome dell'artista o della band. Alcuni esempi sono Give Peace a Chance, famoso pezzo di John Lennon del 69, The Return of Jackie and Judy, canzone dei Ramones dell'80, We Are the Clash, brano dei Clash dell'85, Who the Fuck Are Arctic Monkeys, EP degli Arctic Monkeys del 2006. Il paradigma dell'opera d'arte che esce dal suo piano di esistenza standard e ripiega il suo sguardo verso se stessa si ritrova anche nell'arte figurativa del Novecento. Un artista che ha affrontato le vertigini dell'autoreferenzialità è stato il grafico olandese Maurits Cornelis Escher, ben noto per le sue incisioni e litografie di costruzioni paradossali, esplorazioni geometriche, tassellature del piano, tentativi di rappresentare l'infinito. Una delle sue opere più celebri, Mani che disegnano, è anche una delle più efficaci raffigurazioni del carattere paradossale dell'autoreferenza. Una mano che impugna una matita sta disegnando su un foglio un'altra mano, la quale a sua volta disegna la prima mano. Nel citato Gödel-Escher-Bach, Douglas Hofstadter individua in quest'opera di Escher un esempio tipico di strano anello, ovvero una struttura autoreferenziale e ciclica nella quale, anche se ci muoviamo sempre lungo la stessa direzione concettuale, in questo caso dalla mano che disegna a ciò che viene disegnato, ci si ritrova prima o poi al punto di partenza. A partire dagli anni 60, le opere dell'artista olandese cominciarono a riscuotere un vasto consenso popolare. Escher era diventato un vero oggetto di culto nel mondo del rock e presso la comunità hippie, perché le sue immagini erano viste come un mezzo alternativo alle sostanze psichedeliche per conseguire l'espansione mentale. Nel gennaio del 69, Mick Jagger dei Rolling Stones scrisse addirittura a Escher per chiedergli di disegnare la copertina di Let It Bleed. La lettera iniziava con: "Caro Mauritz", l'artista, che evidentemente non era un fan degli Stones, rispose al manager Peter Swales con un rifiuto motivato dai numerosi impegni programmati e precisando: "Non posso assolutamente accettare ulteriori incarichi o perdere tempo per la pubblicità. A proposito, la prego di dire al signor Jagger che per lui non sono Mauritz, ma molto sinceramente Maurits Cornelis Escher."